Oggi vi porto a visitare Benelario, piccolo paesino sulla direttrice Porlezza-Menaggio, o Menaggio-Porlezza viceversa. Paesino di montagna, molto bello, molto interessante, molto curioso. Lasciamo la macchina qui, dove c'è il parco giochi, e cosa molto interessante, questa casettina. Questa casetta fornisce acqua minerale, gasata a sinistra e non gasata a destra. Acqua che è collegata, portata giù, tubacizzata e poi disinfettata dentro qui e rinfrescata dalla montagna. Acqua di sorgente. Costo 10 centesimi per un litro d'acqua. Cominciamo a fare il giro panoramico che facciamo tutte le mattine io e Teresa, passeggiatina, e alla circonvallazione di Benelario. Come potete già vedere, la predominanza delle abitazioni sono vecchie case costruite ancora con vecchi sistemi. Ed ecco una parte del paese abbarbicata alla montagna. Questa strada che vedete qui di fronte anticamente era il percorso della vecchia ferrovia Menaggio-Porlezza. E noi siamo in località Le Stanghe, perché qui c'erano le stanghe ferroviarie, le stanghe della ferrovia che regolavano il traffico tra il passaggio del Trenino, questa strada che scende dalla strada principale che è statale per Porlezza, ed ecco qui il percorso della ciclabile. Montagna tipica di Benelario è il Monte Crocione, che poi allungandosi verso destra finirà nel Galbiga, ma Galbiga è più indietro. E su quell'avvallamento, su quel diciamo spazio un po' piano là in alto, nella guerra del 15-18 c'erano delle batterie, postazioni di batterie per cercare di ostacolare l'eventuale passaggio delle truppe tedesche dalla Svizzera per invadere l'Italia. Anticamente questa era la stazione ferroviaria di Benelario, quando ancora esisteva la vecchia ferrovia Menaggio-Porlezza. Questa, ai piedi della montagna, è una zona dove attualmente stanno sorgendo, come potete vedere, nuove costruzioni. Recentemente, nel corso del torrente Civagno, è stato istituito un geosito
si può raggiungere facilmente con una bella passeggiata in mezzo al bosco, e in fondo alla vallata di quel dove si può scendere con un sentiero appositamente costruito, si può vedere delle stratificazioni di rocce risalenti, e adesso manca Tiglio, ma a qualche centinaio di anni fa. Se riuscite a vedere, quello segnato in rosso è il percorso di tutto il geosito che si può fare in questa zona. Partendo dalla freccia rossa a basso si arriva fino al lago del Piano e poi si può ritornare indietro. Affrontiamo l'ultimo pezzo di salita che ci porterà alla chiesa di San Vito e Modesto, al limite del paese, dove dovremmo trovare Giuseppe, il quale ci ha promesso una sorpresa che ci farà vedere. Ed ecco la chiesa di San Vito e Modesto. A dire la verità è la prima volta che sento il nome di questi santi io, però vabbè, in questa zona può succedere di tutto. Ed ecco là adesso la posta dove abbiamo lasciato la nostra macchinetta e dove c'è la casetta dell'acqua minerale. Armato di bastone ci sta aspettando. Giuseppe! Sono qui, ciao! Bravo! Via emigrati in Cile. Sì. Giuseppe, com'è la storia qui dell'immigrazione che c'è stata in... De che spieghi? In italiano. In italiano, eh? Ad alta voce, sì. Bravo. Allora, quella casa lì erano emigrati in Cile. Questa emigrati in Cile. Questa è stata chiamata via emigrati in Cile perché lavoravano tutti in Cile. Andando giù la tempesta. Sì. Poca. Sì. In che anno? Giù di là ci sono una, due, tre con il comune, quattro ancora di quei. Ci sono sei o sette case, tutti emigrati in Cile. In che anno sono andati in Cile? E degli anni dell'Ottocento. Dell'Ottocento. Indicazioni per passeggiate che si possono fare. Interessante salire al bivacco Alte Volte, indicano solo 3 ore ma sono ottimisti, che però è molto bello. Rifugio Venini Cornelio invece, aggiungi un'altra ora, lo trovi sulla cresta dove ci sono le fortificazioni del 15-18. Ecco qui, seguiamo Giuseppe. E ci porta. Arriviamo! Devo dire qualche cosa? Sì. Nel 1190, no, 150, qui era tutto un campo di. Anche per prima anche del 1900, qui era tutto un vigneto. Erano dei preti, i preti del paese. Hai capito? Sì. E faceva il vino da bere durante aveva, la messa? Aveva i massari, i massari che ci facevano, tenevano le bestie. E della strada? Ah, questa strada non c'era, perché qui era un vigneto e pascoli di bestie. Qui adesso c'è una stalla. Da stalla adesso hanno tirato fuori dei milanesi una bella casa
e qui non c'era passo, c'era cosa soltanto c'era? Niente? Un prato e una stalla e un po' di vigneto. Va bene così? Sì, sì, hanno fatto la circonvallazione, hanno fatto. Sì, hanno fatto, allora, quando ho fatto questa strada è stata la superstrada, perché in paese non potevano più camminare, viaggiare le macchine, cami e così, non potevano circolare. Questa qui va fino su dei monti, quella strada qui. E va su all'Alpe de Holt. Sì. Dopo è diventata la strada. Sì, anche l'Alpe de Holt, vado su con il trattore a prendere legna, guarda su. Prendere la legna col trattore. Ma li puoi prendere giù anche di su là, Dal monte. No, ma... Guarda qui che bello. Qui l'ha preso un milanese. Questa era la strada vecchia che c'era una volta che costruissero questa strada che ci ha spiegato adesso Giuseppe, che portava giù in paese. Saliamo lungo questa strada, cerchiamo Giuseppe e andiamo a vedere cosa succede. Andando avanti si sale per l'Alpe de Holt, giriamo a sinistra e prendiamo la strada che porterebbe all'acquedotto di Benelario. Siamo arrivati, qui c'è su una bella casa, deve venire più qua che prende giù tutto. Ed eccoci arrivati dove diceva che dovevamo arrivare Giuseppe. Guarda che bello. Devo parlare? Parla, parla. Questa bandiera l'hanno portata a casa quei signori che non entrano nella mia casa, che sono stati in Cile. Questa è la bandiera del Cile. Hai capito? E era sul solaio. Cantonata, io l'ho presa, l'ho portato su qui che segna il tempo. Quando c'è sul vento così segna. No, è di ferro quella lì, no? Si muove col vento? Sì. Una miseria. Sì, sì. E stiamo per entrare nel museo di Giuseppe. Yeah. Dico bene Giuseppe? Dopo guarda qui di dentro cosa c'è qui, qui di fuori. Attrezzi agricoli e cose varie. Allora, c'è anche un nido, c'è. Dai. Sono radici di una pianta e ho fatto fuori i corni della gazzella e di un bisonte. Adesso ti spiego qua, questo pezzo di legna. Cos'è? Questo è un pezzo di legna di un ramo di una pianta. Guarda bene, e questa non sembra una faccia. Sì. E questo è un cancro che ci è venuto fuori. Sì. Questo è un fiatone per i fiori.
Questo è un portacandele, l'ho fatto io. È tipo vecchio. Questo è candela, candela, questo è ferro da stiro. Questo è uno che portava il fieno. Questo l'ho fatto io, dopo ci faccio vedere come funziona. Questo è il macinino. Quella sono delle ceste di mettere giù la frutta. Penso di fare le cartucce. Erano di un prete del paese. Questa è una carucola. Questa è per innestare le piante di uva. Questo l'ho fatto io. Questo è uguale di quello là, era di mio zio prete che faceva le cartucce. Questo è uno per mettere sulla faccia. Questo è il coltello militare. Questo l'ho portato a casa mio suocero dalla Libia. Questo e questo. È la macchina di fare le salsicce. Questo viene dall'America, là di quel signore che ci ho detto. Ecco, viene che faceva il cazzolaio. Questo è un mortaio. Questa è una spoletta delle bombe che sparavo io. Questa è una bomba. Bomba che l'ho portata a casa di dentro in Svizzera. Questa è una bomba a mano inglese. Questa. Questo è una bomba, bomba che ho portato a casa del servizio militare. Mettilo via questo. Questo è il quintino, l'ho preso dentro in Svizzera. Questa me l'ha regalata uno del paese. Questa è per tostare il caffè. La mia nonna tostava il caffè di grano turco. Provo a vedere qui. La moglie tace, la famiglia. Il marito parla bene, la moglie tace, la famiglia vive in pace. Esatto. Esatto. Queste sono quelle che adoperava mia nonna per far su i rotoli di lana. Queste sono attrezzi per pulire le unghie e le mucche. Anche. Questo è per legare il fieno su dei monti. Questo è il corno che ha trovato mio nipote. Questo uguale. Questo era dentro quella casa che sono giù io. Questo me l'ha regalato uno. Aspetta che dirò io che cosa qua. Me l'ha regalato uno che ha anche lui un museo del piano di Porlezza. Questa è una siringa. Di qua adesso. Questo è un sampone per le mucche che era dentro giù dalla casa che ho preso io. Questo è una piccozza militare della guerra del 1915-18. Questo l'ho fatto io e ci ho messo questo sampone. Questo l'ho preso dentro in Svizzera. Questi sono corni. Questo me l'ha regalato uno di Porlezza, viene dalla Francia. E questo è di mio nonno. Questo qua. Questa è una carrucola che ho fatto io per tirare su la legna. Questi sono martelli che ho fatto io. E questa è una scheggia che ho portato a casa dal servizio militare. Questo è un ricordo degli artiglieri di Menaggio. Queste sono bombe. Cos'è quella roba lì di ferro sotto? Questa? Eh. Questa è una macchina che è del 1600. È per imbottagliare il vino. Vedi qui? Qui viene giù il coso, metti sotto la bottiglia, metti sul tappo, schiacci questo e bottiglia. Uh-huh. Questo è un pezzo di legno che ho trovato io. Ecco, queste sono bombe svizzere. Questo è un orologio che funziona tirando su. Questo facevano da mangiare una volta. Lo chiamavano, non mi ricordo più come si chiamava, la vece. La vece. Questa è una coppa, quella là è un lanternino. Questi sono per il destino e via, basta. E questi me li regalava uno della polizia, vedi? Di Como. Mm-hmm. E quelli là li ho fatti io. Quelli là. Complimenti. Camino.
Fammi vedere col bastone lì, va. Questo l'hai fatto tu? Sì. Bastone di bambù? Sì. Per accendere il fuoco. Questo poi lo metti alle labbra, eh? Ah. E si accende il fuoco. Si riattiva il fuoco. No? Sì. Ok. Quello per picchiare le bistecche, il piccolino, eh? Sì. L'altro per tagliarle. Sì, sì. E quello lì? Questo qua è un attrezzo che avrà 300 anni. L'adoperavano su dei monti, picchiare i sassi per fare la sabbia. Vedete come è fatto? Mm-hmm. Questo è un ferro per lucidare le scarpe. In America era uno del paese che era un calzolaio, è andato in America e ha portato a casa questo attrezzo e il ferro da battere i chiodi. Usciamo dal museo e ammiriamo il Lago del Piano. Ecco, te lo volevo dire. Saliamo al primo piano e vediamo, visitiamo la camera da letto del bisnonno. Sì. Con ancora il vecchio letto in ferro battuto che si facevano una volta, come si usava. Ecco qua. Bello. Una bella stanzetta che era questa qui. Non vengono più su nessuno. Ti portavi su una morosa, Tichi, eh? Sì. La moglie è venuta su una notte, poi ha detto basta qui, perché si sentono le campane suonare. Siamo alla casa di Giuseppe, ringraziandolo per le belle cose che ci ha fatto vedere e riprendiamo il nostro viaggio. Grazie Giuseppe! Sì. Tanta bella roba, tante qui, belle cose c'è lì. Qui c'è da lavorare qui, qui c'è da lavorare. Saliamo su questa strada che poi quando non è più asfaltata va in mezzo al bosco e sale all'Aldevolt. Oh, che bella arietta fresca che c'è qui. Sempre questa arietta fresca si sente. La strada asfaltata finisce e si addentra nel bosco. Diventa in terra battuta e vi porta all'Alpe de Volte, dove c'è il rifugio. Si può raggiungere il rifugio a piedi, calcoliamo 4 ore comode, oppure si può arrivare anche con un fuoristrada. Ci approfittiamo di questi sassi al fresco e con questa bella arietta per riposarci un pochettino. Nel frattempo ammiriamo le montagne, l'altra parte della vallata, bellissimo spettacolo, che parte dall'Alpe di Folorina, va ai Sas della Porta, al confine tra la Val Cavagna e la Val Rezzo, la Pidaggia, sopra Cusino, e infine la Grona sopra Menaggio. Scendiamo
verso il paese di Benelario. Stiamo entrando nel centro storico, diciamo, nel vecchio paese di Benelario. Ecco l'arrivo della vecchia strada, quella che avevamo visto prima dall'alto. Ed eccoci sulla strada principale di Benelario. Considerate che il paese di Benelario è composto da 300-350 abitanti. Ed ecco finito il giro turistico nel centro storico di Benelario. Come vedete, case per la maggior parte di vecchia costruzione. Una sosta qui è d'obbligo, perché questa fontanella eroga l'acqua migliore di tutta la zona ed è bella, gelatissima. Entriamo nel parco giochi per andare a salutare un nostro amico. Eccolo qui che arriva in compagnia delle tre delle tre caprette. Questo cervo, che è giovane, è stato trovato nel bosco ferito, è stato portato qui, è stato fatto il recinto, curato e tutto, poi quando è stato lasciato libero, riportato nel bosco, si è aggiunto alla mamma, la quale non l'ha considerato più un figlio, e allora è stato messo qui, in questo posto,
coccolato da tutti i bambini che vengono, che gli portano da mangiare, e in compagnia di queste caprette. Sì, ciao.